Dal 1975 fino ad oggi sono moltissimi gli studi che hanno messo in evidenza la presenza di alcuni fattori di anomalie fisiche non di grande impatto e non correlate con la gravità dei disturbi dell'autismo. Questo per parlare esclusivamente dell'autismo, dove poi si è giunti finalmente a studi effettuati dalla dottoressa Bramati Castellarin in cui sono stati studiati e verificate le tecniche osteopatiche di osteopatia viscerale nell'ambito dei disturbi dello spettro autistico. Detto questo, all'interno del grande quadro che è quello dell'osteopatia pediatrica, che ormai trova in Italia un grandissimo riscontro non solo nella pratica quotidiana, ma in moltissime strutture sanitarie come ospedali, terapie intensive neonatali, reparti di cardiochirurgia pediatrica e tanti altri ancora, sono moltissime le figure degli osteopati, la presenza delle figure degli osteopati all'interno di queste strutture. Ma non solo c'è la loro presenza, ci sono gli studi che dimostrano come, ad esempio, un tocco specifico per quel bambino possa provocare dei fenomeni positivi di reazione positiva di tipo ormonale e di tipo fisico. Quindi ormai sono tantissimi gli studi che mostrano l'importanza dell'osteopatia nel mondo diciamo, della pediatria e della neonatologia. Quello che vogliamo fare con questo corso è fare un focus all'interno del mondo dell'osteopatia pediatrica. Perché all'interno del mondo dell'osteopatia pediatrica non possiamo più non considerare l'enorme numero in crescita dei bambini che hanno disturbi del neurosviluppo e fra questi la maggior parte di loro presenta un disturbo dello spettro autistico. Allora, all'interno dell'equipe multidisciplinare dell'Istituto di Ortofonologia, di cui faccio parte ormai da oltre 15 anni, abbiamo avuto l'opportunità, personalmente ho avuto l'opportunità di valutare oltre 1.000 bambini e all'interno di questi anni di valutazione ho potuto mettere a frutto una metodologia di approccio nei confronti del bambino con lo spettro autistico. Perché i bambini con lo spettro autistico, al di là di tutte quelle sintomatologie o segni che contraddistinguono e che caratterizzano il disturbo dello spettro autistico, mostrano spesso dei segni fisici, organici oppure somatici, disfunzionali, tipici dell'età pediatrica, che non possono essere tralasciati perché una volta trattati possono dar luogo anche evidentemente al miglioramento di alcune condizioni di salute. Allora, il principio dunque di questo intervento osteopatico non vuole essere chiaramente quello di curare l'autismo. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è proprio quello di aiutare il bambino con lo spettro autistico per tutto ciò che concerne la disfunzione somatica, che è un campo di lavoro specifico dell'osteopatia pediatrica e dell'osteopatia in genere. Perché 16 anni fa ho voluto la presenza dell'osteopata? Perché ci fornisce alcune informazioni sulla sensorialità e su alcune dimensioni del movimento che aiutano a, come dire, complessificano, ma poi rendono più adeguata la singola diagnosi. Le faccio l'esempio: il bambino che per una plagiocefalia ha delle disfunzioni sensoriali può essere aiutato, peraltro, perché non è soltanto la fase valutativa, ma è anche l'eventuale risposta terapeutica. Ci aiuta intanto a capire che alcune delle sue disfunzionalità sensoriali appartengono a questo tipo di disfunzione, non sono autismo e quindi disturbo sensoriale. E quindi questo significa differenziare
all'interno della grande categoria dei disturbi dello spettro autistico.